Benvenuti, io sono Francesco Posati, autore e voce del podcast PCT Facile, il primo podcast per gli avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Alla parte tecnica Marco Pennacchini. Potete ascoltare il podcast nei canali di distribuzione, i principali sono SoundCloud all'indirizzo soundcloud.com/fposati e per gli utenti iOS su iTunes. Con Simone Rizzuti mi occupo di tematiche digitali collegate con il mondo degli avvocati. Dalle nostre esperienze professionali coordiniamo un team di esperti digitali, PR Lab, per implementare e migliorare i processi di lavoro con le tecnologie digitali negli studi legali. Conosciamo bene oggi i bisogni degli avvocati tecnologici. Questa nuova puntata illustrerà la fattura elettronica e il suo funzionamento, che sarà la novità del 2019 in Italia. In realtà gli avvocati sono stati i primi a confrontarsi con questo sistema, che è entrato in funzione già nella pubblica amministrazione, da qualche anno, con il gratuito patrocinio. Questa nuova puntata è fruibile non solo in modalità audio, ma anche video. Infatti potrete vedere il monitor per presentare le novità e i vantaggi della fattura elettronica. L'immagine del meteorite che colpisce la Terra non è casuale. Infatti oggi molti in Italia percepiscono la fattura elettronica come un pericolo imminente. L'obiettivo di questa puntata è far cogliere l'opportunità della fattura elettronica. Viviamo il mondo digitale, come ricordo nel mio podcast, ed è sempre più vitale adottare processi digitali nel lavoro di oggi. In generale, la fattura come documento è alla base dei rapporti commerciali, apre ai pagamenti e ai finanziamenti, ha un valore importante sia in ambito fiscale per le tasse, sia in ambito giuridico per l'accertamento dei rapporti commerciali in sede giudiziaria. La finanziaria del 2018, dal 1 gennaio 2019, ha esteso l'obbligo della fattura elettronica già presente nella pubblica amministrazione attiva nel 2016 anche al mondo delle partite IVA, ai professionisti, alle imprese e alle stazioni di benzina. Scomparirà la scheda carburante. La fattura elettronica, sia attiva che passiva, opererà nel mondo B2B, business to business, tra partite IVA, e nel mondo business to consumer, verso quei soggetti non dotati di partita IVA. Sono previste delle deroghe. Infatti la fattura elettronica non si applicherà ai regimi dei minimi e al forfettario e ai piccoli imprenditori agricoli. Il primo obiettivo che si è posto lo Stato nell'estendere l'obbligo della fattura elettronica è quello della semplificazione fiscale. Avremo sempre più dati precompilati, già certificati dall'Agenzia delle Entrate, nelle nostre dichiarazioni dei redditi, nei CUD e nei modelli 770. Si riducono gli adempimenti fiscali, i costi e l'errore umano. Altro obiettivo è la tracciabilità dei rapporti commerciali per combattere fenomeni come l'evasione e l'elusione fiscale. Nelle prossime slide illustrerò i processi della fattura elettronica, i vantaggi della fattura elettronica, i ruoli degli intermediari. Marco Pennacchini poi presenterà un nuovo servizio di fattura elettronica pensato per gli avvocati. Chiuderò io con i saluti. In questa parte del video illustro il processo della fattura elettronica. La fattura elettronica è un dato strutturato nel formato XML, leggibile da PC, secondo gli standard dell'Agenzia delle Entrate. Esso può essere contenuto in un archivio compresso ZIP e deve essere sottoscritto con firma CADES P7M per garantire l'autenticità e l'integrità del documento generato. Gli strumenti base per elaborare una fattura elettronica sono un PC o un tablet o uno smartphone, una connessione internet, un software per generare ed elaborare l'XML, una PEC per la trasmissione al sistema di interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate. L'OSD effettuerà i controlli formali sul documento, verificherà i dati fiscali, l'indirizzo telematico, la firma digitale, se scaduta o revocata, la presenza dei campi obbligatori, la congruenza dei valori imponibili e delle aliquote. L'OSD notificherà gli esiti positivi o negativi dei controlli terminati al mittente della fattura. Se volessimo fare un paragone con il processo civile telematico, le notifiche dell'OSD corrisponderebbero in questa fase ai controlli automatici comunicati con la terza PEC. Superati i controlli, l'OSD inoltrerà all'indirizzo telematico del destinatario, che per la pubblica amministrazione è il codice univoco, per il mondo B2B è la PEC abilitata o il codice destinatario che può essere richiesto all'Agenzia delle Entrate o fornito dagli intermediari se il destinatario adotta un software gestionale.
In caso di soggetti privati, non dotati di partita IVA, il codice destinatario è rappresentato da 7 zeri e la fattura elettronica sarà depositata nel cassetto fiscale, che il destinatario potrà recuperare accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il mittente dovrà consegnare anche una copia della fattura in formato cartaceo o in PDF. Un ruolo importante all'interno del processo della fattura elettronica lo occupa la conservazione digitale. La conservazione digitale è un processo elettronico regolamentato dal codice dell'amministrazione digitale. Dobbiamo conservare sia la fattura elettronica sia le notifiche. La conservazione a norma è obbligatoria per tutti, anche per i soggetti lato passivi che sono in deroga, quali gli appartenenti ai regimi dei minimi e al forfettario, per la durata di 10 anni. Oltre all'obbligo previsto per legge, la conservazione digitale ha dei grandi vantaggi che ci preservano dai rischi. Infatti i documenti in conservazione sono leggibili, recuperabili, integri nel tempo. La fattura elettronica presenta molti vantaggi. In ambito fiscale è prevista la riduzione degli accertamenti sull'IVA e le imposte dirette da 5 a 4 anni, l'esonero dallo spesometro, l'esonero dalle comunicazioni intrastat, dalle comunicazioni sulla blacklist e riguardanti i contratti di leasing. La fattura elettronica porta a una forte riduzione degli adempimenti burocratici, con guadagno della spesa pubblica in generale e degli errori nel ciclo della fattura. Altro vantaggio è il grande risparmio nei tempi, nella gestione delle risorse e dei costi, ridotti in pochi centesimi di euro per l'invio di una singola fattura. La fattura elettronica migliora la gestione dei documenti in entrata e in uscita, sempre più automatizzata, che porta a maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Il vero valore della fattura elettronica è quello di creare e diffondere cultura digitale. In un paese ancora prigioniero della carta. Non è solo inviare una fattura passando dalla carta a un processo elettronico, ma è quello di stimolare i professionisti e le imprese a emettere, ricevere e gestire documenti di business in formato elettronico elaborabile. La fattura elettronica è anche un cambio culturale verso rapporti più chiari e tracciati. Introduce processi digitali nell'ambito di lavoro e questo a noi di PR Lab piace tanto. Di fronte a questi vantaggi, conviene anche ai regimi fiscali esclusi, minimi e forfettario, aderire comunque alla fattura elettronica. I giovani avvocati, non facendo la fattura elettronica, escluderebbero automaticamente diverse categorie di potenziali clienti che hanno l'obbligo della fattura elettronica passiva, quali le società e la pubblica amministrazione, che sono un'importante fetta di mercato, che pagano solo dopo la presentazione della fattura. Altra considerazione, scegliere la strada della semplificazione fiscale verso o il digitale o il cartaceo è sempre preferibile rispetto al doppio binario, fattura elettronica e cartacea insieme, perché consente di focalizzare le nostre energie verso un solo canale, invece di disperdere su più fronti. Molti avvocati se ne sono resi conto in questi anni per la liquidazione del gratuito patrocinio, quando l'obbligo era solo limitato alla pubblica amministrazione e per i clienti privati c'era la fattura cartacea. Gli avvocati hanno gestito il sezionale della fattura cartacea e il sezionale per la fattura elettronica insieme. Va superata la preoccupazione della fattura elettronica. Se la nostra paura riguarda la gestione della fattura elettronica, questo processo lo possiamo delegare a intermediari di cui parleremo nelle prossime slide. In questa parte parlerò del ruolo che hanno gli intermediari nel processo di fattura elettronica. Nello specifico parlerò dei software gestionali che sempre più gli avvocati stanno conoscendo e apprezzando all'interno degli studi legali. In grandi linee, i vantaggi dei gestionali rendono semplice ciò che per noi è difficile. Apportano risparmio di tempi, di risorse e di costi. Il loro costo poi è deducibile al 100%, quanto ormai parte integrante dell'attività professionale, anche in tema di fattura elettronica e di processo telematico.
Una volta inseriti i dati a cura dell'avvocato o della segretaria, il software gestionale elaborerà l'XML, effettuerà i calcoli in automatico e il controllo preventivo dei valori inseriti, trasmetterà allo SDI il documento pronto. Apporrà per conto del mittente la firma digitale tramite sistemi di firma remota e massiva per garantire l'autenticità, la paternità e l'immodificabilità del documento. Monitorerà le notifiche del sistema di interscambio. Curerà la conservazione digitale a norma secondo il CAD, tutto in un semplice clic. Alla fine, fa così paura la fattura elettronica? Ora cedo la parola a Marco Pennacchini, dall'altra parte del monitor, che ci farà vedere in pratica la soluzione pensata per gli avvocati tecnologici. Vi presentiamo Netlex Fattura Elettronica. Ritornerò poi con i saluti finali. Per abilitare il pacchetto di fatturazione elettronica, andare in alto a destra, dove di solito c'è scritto Benvenuto Avvocato, e scegliere Gestione Fatture. Scegliere il tipo di pacchetto desiderato e confermare l'ordine. Andare adesso su Fatturazione, Fatture Elettroniche. Completare questo campo per la configurazione della fatturazione elettronica B2B. Tutti i dati sono obbligatori. Nel momento in cui si preme Richiedi PIN, arriverà un SMS sul cellulare indicato. Inserire il codice arrivato e premere Conferma PIN. Ora si può comporre una fattura elettronica. Andare in alto a destra e scegliere Nuova fattura elettronica. Nell'esempio è stata usata la fattura sintetica. Scegliere il destinatario tra pubblica amministrazione e privato. In caso di privato, determinare se si userà il codice B2B, la PEC o un canale telematico non conosciuto. Scegliere il cliente dalla lista clienti e completare, se mancanti, tutti i dati. Inserire le cifre della fattura elettronica e premere Conferma. Arrivati a questo punto, la fattura è pronta per essere inviata. Basta premere Invia e la fattura sarà caricata con successo. A questo punto, andare sul menu Fatturazione e scegliere Invia e ricezioni. Qui si avrà la lista di tutte le fatture elettroniche inviate. Clicchiamo sull'ultima mandata, vediamo il particolare e possiamo anche scaricarla cliccando sul file in alto a destra. Per vedere le fatture ricevute, cliccare su Fatture elettroniche ricevute. Qui si avrà la lista di tutte le fatture elettroniche ricevute e anche qui si potrà cliccare per vedere il particolare. Siamo arrivati ai saluti finali. Spero che vi sia piaciuta questa puntata interattiva. Mi farebbe piacere ricevere un vostro feedback. Se volete anche provare il nuovo servizio presentato da Marco Pennacchini, Netlex Fatture Elettroniche, o ricevere nuove informazioni, mi potete contattare via mail all'indirizzo francesco.posati@prlab.it, su Telegram al contatto @fposati, oppure potete seguire il canale Telegram PCT Facile per aggiornamenti sulla fattura elettronica, sul processo telematico e il mondo digitale. Sono anche presente su WhatsApp al numero 328 49 70 346. Voglio terminare questa puntata con i ringraziamenti alle persone che con il loro feedback hanno arricchito Marco Pennacchini alla parte editing e audio, Francesco Spinucci per i suggerimenti nel video, Alessandro Nicolai per la parte grafica ed Eugenio Melto per le mappe e la visione d'insieme. Ma soprattutto voglio ringraziare chi veramente vorrà donarmi un suo feedback per migliorare e crescere insieme. Grazie ancora, alla prossima puntata e ricordate, viviamo il futuro digitale. Ciao!